Ragazzi, qualche giorno fa ho scoperto che un canale con oltre 2 milioni di iscritti ha rubato il mio lavoro. Questo sarà un video diverso dal solito, cercherò di essere il più serio possibile, perché toccheremo un argomento che mi sta molto a cuore e che va affrontato con il giusto linguaggio. Voglio spiegarvi quello che è successo, ma poi voglio utilizzare il fattaccio come punto di partenza per un discorso molto più ampio, dove vorrei fermarmi a riflettere su argomenti come creatività, ispirazione e plagio, e anche su temi microscopici, come ad esempio il mio futuro da content creator. Iniziamo subito, ci tengo però a ringraziare Domenico di Otoggi Retro Games, non in quanto storico sponsor del canale, ma per avermi dato carta bianca su questo video. Questo perché il furto non riguarda qualcosa di pubblicato sui miei canali social, quanto piuttosto un video breve commissionato da Domenico di Otoggi e poi pubblicato sui suoi profili social, quindi Instagram, Facebook e credo anche TikTok. Infatti, tra le varie collaborazioni che abbiamo portato avanti nel corso del 2024, una delle più corpose riguarda il format del Reel del mercoledì. Lo chiamiamo così internamente tra di noi. Un video breve pensato per presentare un prodotto preso dal catalogo di Otoggi, che sarebbe poi stato messo in vendita il sabato successivo. Ora vi do un po' di dettagli su come avveniva la creazione di questi contenuti, perché ci ritorneranno utili in seguito come ulteriori dimostrazioni che sì, c'è stato un plagio. L'idea alla base era quella di selezionare un prodotto che sarebbe potuto risultare interessante sia in termini collezionistici sia per quanto riguarda una prospettiva più storica del retro gaming. Insomma, creare delle piccole pillole informative che rendessero giustizia magari a un capolavoro conosciuto da tutti o magari che accennassero a dettagli più interessanti di titoli, console e periferiche semi sconosciute. Siccome siamo due realtà minuscole e posizionate in due città lontane, si lavora ovviamente da remoto. Quindi, dopo aver scelto il prodotto in questione, iniziava la mia fase di studio e ricerca, finalizzata a scrivere un testo che auspicabilmente sarebbe risultato scorrevole, informativo, ma anche conforme a quelle che sono le leggi non scritte della comunicazione sui social. Inoltre, siccome poi spesso questi reel vengono sponsorizzati, il filmato finale non può superare i 90 secondi di durata. Questo è un elemento che dovete tenere a mente. Quindi il flusso lavorativo funziona più o meno così: dopo la fase di ricerca io scrivo il testo e lo invio a Domenico, ascolto i suoi suggerimenti, eventualmente si fanno le correzioni e poi si passa alla fase di registrazione. Domenico filma il prodotto seguendo alcune mie indicazioni su cosa inquadrare, su quali dettagli soffermarsi e via dicendo. Una volta ricevuti i file, registro l'audio del testo e monto il video integrando le clip di Domenico con gameplay, footage d'epoca e tabelle informative. Si aggiungono i sottotitoli e mando in approvazione il reel. Magari si fanno delle modifiche, magari no, e poi il mio lavoro finisce qui. Domenico si occupa dell'indicizzazione, della pubblicazione e via dicendo. Insomma, anche dietro a video così brevi e apparentemente banali, c'è un bel lavoro dietro. E nonostante quelli di Domenico siano dei profili relativamente piccoli, c'è da dire che i reel del mercoledì hanno sempre riscosso un buon successo. Innanzitutto in termini di numeri e visualizzazioni, ma anche interazioni sotto i contenuti stessi, ma poi è sempre arrivato un bel feedback da parte dell'utenza che ha dimostrato interesse nei prodotti che poi sono stati messi in vendita il sabato successivo alla pubblicazione del video. Arriviamo quindi al video incriminato. C'è stato un reel del mercoledì che è diventato virale. Infatti il video dedicato a un'unità PSX DESR 5000 ha raggiunto numeri importanti su tutti i social, scavallando oltre 120.000 visualizzazioni solo su Instagram. Come mai un successo del genere? Dopo anni che lavoro qui sui social posso dire che difficilmente queste cose sono riproducibili a tavolino, però direi che ci sono stati due fattori che hanno contribuito alla buona riuscita di questo video. Il primo non dipende da noi, semplicemente questa console, che poi console non è, è un prodotto che incuriosisce anche e soprattutto perché è legato a un nome di successo come quello di PlayStation, un brand che cattura l'interesse di almeno tre generazioni di videogiocatori. Dall'altra parte però, e questo è un altro dettaglio che vi dovete segnare, nello scrivere il testo ho utilizzato un trucco che rientra proprio in quelle logiche di comunicazione social di cui vi avevo accennato prima. Ho deliberatamente scelto di aprire il reel con un'affermazione molto pomposa e corretta solo a metà, un qualcosa che potenzialmente avrebbe spinto gli utenti a commentare, soprattutto quelli non tanto interessati al dibattito, ma solo interessati a far vedere di saperne più degli altri. Questo mi ricorda una cosa accaduta al liceo, quando una volta a un mio professore venne fatto notare che aveva scritto un'imprecisione alla lavagna, probabilmente c'era proprio un errore ortografico, e quando appunto gli fu fatta notare questa cosa,
casa, lui diventò completamente paonazzo dalla vergogna e rimase in silenzio tipo per 30 secondi, che però durarono tipo un anno. L'imbarazzo era proprio palpabile. Poi lui, dopo questo silenzio interminabile, riprese parola tutto sudato e disse: "Bravi, questa era una simulazione d'errore, ve ne siete accorti?" Geniale. Però oltre alla grandissima figura di merda, mi sono sempre portato dietro questa interazione come qualcosa di molto affascinante. Se nessuno ha voglia di partecipare, stai comunque sicuro che la gente farà la fila per correggerti. E sui social non esiste call to action più efficace che dare la possibilità all'utente di coglierti in fallo. La frase di apertura, che è "questa è una delle PlayStation 2 più rare in assoluto", è una simulazione di errore, perché la PSX DSR è innanzitutto un digital video recorder con all'interno una PlayStation 2. Una precisazione che avviene immediatamente dopo, quando nella seconda, anzi terza frase del reel, continuo con "stai più di una console". Infatti si tratta di un digital video recorder con funzionalità multimediali molto avanzate per l'epoca, che al suo interno aveva integrata una PS2 e quindi era compatibile con la libreria delle prime due generazioni PlayStation. E questo ha funzionato, in particolare su Facebook, dove gli utenti hanno commentato confutando la prima affermazione, ammettendo prima implicitamente e poi esplicitamente di non aver guardato il video, ma solo di aver ascoltato la prima frase. Insomma, un vero successo di engagement. Ma perché vi ho svelato questo trucco? Perché, trattandosi di un errore, diventa anche una firma. Il reel è stato pubblicato il 12 giugno, un mercoledì per l'appunto, e il video da subito ha riscosso un enorme successo. Per me la questione però è finita lì, non nascondo una certa soddisfazione nell'essere riuscito a confezionare un prodotto che ha servito bene il suo scopo, ma anche di essere riuscito ad associare, se non il mio nome, quantomeno la mia voce, a un macchinario di cui parlo da sempre qui su YouTube. Questo è un estratto da un video del 2018, quando vivevo in Francia per lavoro, mi sentivo solo come un cane e passavo i miei pomeriggi a cercare di far crescere il mio canale YouTube. Forse era anche troppo per il periodo storico in cui si affacciò sul mercato. Un'interfaccia hardware del genere nel 2003 era qualcosa di semplicemente avveniristico e aveva di sicuro il suo costo, escludendo così gran parte degli acquirenti. Questo multimedia center di Sony fu un bel buco nell'acqua e la PSX non fu mai rilasciata al di fuori del Giappone. E anche questo video ci tornerà utile fra un po'. Insomma, arriviamo al punto della questione. Venerdì sera mi capita in home su YouTube un video di Jumpitech, canale che non seguo e con cui non ho avuto mai alcun tipo di contatto, che era incentrato proprio sulla PSX. Un video pubblicato il 28 giugno, quindi il mio primo pensiero è: figo, il mio video è stato visto e c'è chi prende ispirazione. Perché non prendiamoci in giro, non esistono idee originali su YouTube, su internet in generale, ed è normalissimo prendere ispirazione, rimodellare, perfezionare oppure semplicemente reinterpretare il lavoro degli altri. Prendete ad esempio questo short che mi è andato piuttosto bene sull'evoluzione dei Game Boy, dove in soli 60 secondi, praticamente rappavo, ripercorro tutta la linea evolutiva della portatile Nintendo. È il primo video a presentare un concept del genere? Assolutamente no. È un caso che il video sia stato pubblicato il 22 aprile, un giorno dopo il compleanno del Game Boy in Giappone, e il 7 maggio Every Eye abbia pubblicato un articolo dal titolo "Quanti tipi di Game Boy esistono e qual è l'ultimo mai prodotto?" No, non è assolutamente un caso, ma le cose funzionano così. Al massimo è un attestato che i tuoi contenuti funzionano, circolano tra gli appassionati e sono considerati come rivendibili. Per questo mi approccio al video di Jumpitech con un certo entusiasmo, felice di essere arrivato al vertice della catena alimentare youtubica, ma ecco che basta la prima frase per ammosciarmi completamente. Ah, ovviamente non vi mostro nulla del suo video perché voglio evitare eventuali reclami per violazione del copyright, ma trovate il link al video di Jumpitech proprio qui in descrizione. Quindi dicevamo, esordisce così, leggo al volo: "Quella che stiamo per vedere è probabilmente la PlayStation più rara in assoluto che sia mai esistita." E qui, se devo essere sincero, abbiamo già un gigantesco problema. Va bene riprendere lo stesso argomento, ma replicare in apertura lo stesso madornale errore forse è un po' troppo. E mi è presa così, anche questa cosa mi ricorda di un avvenimento a scuola, alle medie. Durante una verifica di italiano avevo fatto copiare di brutto il mio compagno di banco. Quando la prof riportò i compiti, esordì rivolgendosi a tutta la classe con questa frase: "Ragazzi, abbiamo un problema, abbiamo due compiti firmati dal poro Michele." Praticamente il mio compagno aveva copiato così bene da aver copiato anche la firma in stampatello alla fine del foglio dell'elaborato. Geniale anche questo. Siamo in un contesto diverso, però, se un'imprecisione calcolata del genere viene replicata da qualcuno con cui, ripeto, non ho mai avuto nessun contatto. Ora, questa è pur sempre una coincidenza, offro il beneficio del dubbio, anche perché se io la definivo una PlayStation 2, Jumpitech allarga il campo a
tutte le PlayStation, rendendolo ancora più assurda un'informazione del genere. Ci sono modelli e varianti della linea PlayStation come DevKit, NetYaru e via dicendo che potrebbero tranquillamente invalidare questa affermazione. Guardando tutto il video però non so neanche se si tratti a questo punto di errori calcolati o di superficialità, tanto nella ricerca quanto nella realizzazione. Viene subito detto ad esempio che è stata prodotta nel 2013, un errore così madornale da spingere i commentatori a dire la loro. Viene fatta una confusione assurda tra le varie revisioni della DSR, sbagliandone differenziazione e suddivisione, e con in mano una copia di Final Fantasy VIII si elogia l'iconicità del settimo capitolo. Ripeto, non conosco Jumpytech, non so quanta maestria social ci sia dietro a scivoloni del genere, ma sembra tutto troppo paradossale se detto da chi afferma di aver inseguito questo hardware per anni. Vabbè, sono l'ultimo che può parlare, sbaglio pronuncia in continuazione, mi confondo con i numeri, con i nomi, vabbè, ormai mi conoscete, quindi lascio perdere, ma a 1 minuto e 53 del video di Jumpytech succede l'impensabile. Qui parte infatti un segmento senza senso. Infatti, dopo 2 minuti passati a introdurre la console, dando informazioni sommarie sulla sua storia e le sue funzionalità, c'è questo inserto dalla durata di poco più di 1 minuto che sembra proprio un reel all'interno del video, dove di nuovo viene ripercorsa tutta la storia della DSR, solo che questa volta le parole utilizzate sono le mie. Ci tengo a precisare che il testo l'ho scritto io, prendendo le informazioni da diverse fonti, sia in italiano che in inglese. La prima cosa che ho fatto è andare a cercare se per caso, senza ricordarmelo, io avessi tradotto letteralmente dall'inglese, e quindi per una coincidenza fortuita Jumpytech, o chi per lui, non so se il testo lo scrive lui, avesse tradotto la stessa fonte che avevo preso io come riferimento, e da qui il fatto che sono uscite fuori le stesse identiche frasi con le stesse identiche parole all'interno del testo. Ma avendo ricostruito più o meno tutto il processo logico che c'è stato dietro la creazione del testo del reel, posso confermarvi che le mie parole, il mio testo, non è una semplice traduzione dall'inglese, ma è un qualcosa di originale, inteso come ricombinazione di informazioni che arrivavano da più parti diverse. Tolta questa premessa, vi metto i due testi fianco a fianco. A sinistra il mio, a destra quello di Jumpytech, per mostrarvi cosa c'è che non va. In giallo avete le sezioni copiate pari pari con l'utilizzo delle stesse parole. Sono almeno 3 le sezioni critiche sotto questo punto di vista. E anche qui ritorna la sovrapposizione dell'errore. Poi abbiamo delle colorazioni come il viola e l'azzurro, che indicano dei pezzi formulati con parole diverse, ma che tematicamente seguono gli stessi concetti. Anche l'ordine di esposizione, il flusso di pensieri, la sequenza di blocchi informativi è la stessa. Ci sono però 2 grosse discrepanze. Questo colore smorto indica la parte in cui parlo dell'ingiallimento degli accessori. Siccome Domenico aveva a disposizione anche il controller dedicato della PSX, abbiamo dovuto inserire questa precisazione per spiegare il perché della differenziazione di colore tra questo, il telecomando e la scocca della console, cosa che sarebbe stata completamente fuori luogo nel video di Jumpytech e che quindi è stata eliminata dal suo testo. In rosso abbiamo un errore madornale che non è presente nella mia versione. Viene detto che la DSR 7000 è un upgrade uscito qualche anno dopo della 5000, che era invece il modello di lancio. In realtà le 2 configurazioni erano entrambe disponibili dal Day One, una era la versione base, la 5000, mentre la 7000 era la versione premium, un po' come accade con gli iPhone e le loro versioni Max. In più parliamo di una console che è rimasta sul mercato circa 2 anni, come tempistiche non ci siamo proprio, soprattutto se prendiamo in considerazione che ne esistono un totale, mi sembra, di 8 modelli, dovrei ricontrollare, con revisioni che hanno portato avanti sia il modello 5000 che il 7000. Si tratta di informazioni reperibili ovunque tramite una rapida ricerca su internet. E poi c'è un'unica altra discrepanza, che è un altro errore, dove viene affermato, anche in altre parti del video, che l'interfaccia utente di PS4 era ancora la Cross Media Bar, e non so come sia possibile dire una cosa del genere, perché non è vero. A maggior ragione, ragazzi, vi ricordo che il mio video nasce con l'idea di racchiudere quante più informazioni possibili in 90 secondi. Questo significa che ho dovuto omettere tantissime cose che avrebbe avuto senso citare in un video di 18 minuti. Perché non citare ad esempio il fatto che si perde la compatibilità con alcuni accessori, tipo il multitap? O perché non dire che la 5000 e la 7000 si possono distinguere da altri elementi, oltre al logo in rilievo, che poi a dirla tutta ero indeciso se definirlo in rilievo o incavato, e dopo la pubblicazione del video mi sono mangiato le mani per aver utilizzato il termine sbagliato, termine che ovviamente è stato ripreso anche da Jumpytech. Trovandomi tra le mani una console del genere,
Avrei espanso il discorso passando in rassegna la storia dei firmware e delle feature prima tagliate e poi reintrodotte, quali sono i punti deboli dell'hardware, se era possibile giocare online, sfruttare l'hard disk per il gaming. Insomma, è chiaro che se sono state fatte delle ricerche, si è andati poco oltre quello che ho scritto e detto nel mio video. E questa cosa mi fa incazzare tantissimo, perché chi ha un canale così grande deve avere anche un senso di responsabilità nei confronti di quello che produce e nei confronti del suo pubblico. Io ormai sono diversi anni che sono in crisi perché soffro di una sorta di sindrome dell'impostore che mi porta a pensare continuamente di non essere degno del pubblico che ho e dei risultati che ho ottenuto nel corso degli anni. Se devo tracciare una mappa della mia crisi, ci sono stati due eventi scatenanti che mi hanno tolto il terreno da sotto i piedi. Il primo è stato il video di UESA che trattava del conflitto di interessi interno al mondo dell'informazione videoludica, e l'altro invece è stato il video recentissimo di H Bomber Guy intitolato Plagiarism and YouTube, che parla appunto di plagio all'interno del mondo di YouTube. Questo è un video lunghissimo, dura 3 o 4 ore, ma è una di quelle visioni fondamentali da fare, anche il video di UESA, e anzi, prima di procedere oltre con la visione di questo video, quantomeno vi consiglio di vederli. Magari quello di H Bomber Guy ve lo vedete a due per. Ci rivediamo insomma fra un paio di orette e poi continuiamo a discutere qui. Anche perché la visione del video sul plagio, vi giuro, mi ha strappato l'anima. La cultura del plagio dà forma a tutto quello di cui abbiamo esperienza su YouTube, tanto da creatori quanto da fruitori, e credo spesso inconsapevolmente che siamo portati a legittimare come originali e creativi sforzi produttivi che sono solo ripetizione di cose dette e stradette e rimasticate all'infinito. Perché dovrei parlare della storia della rottura tra Sony e Nintendo o di Super Mario Bros. 2 in Occidente? Perché dovrei recensire il titolo del momento o la console portatile per l'emulazione che va per la maggiore in un panorama di creazione e contenuti sconfinato, dove non solo le stesse informazioni sono state già comunicate migliaia di volte, ma probabilmente anche in una forma più completa e professionale? Vi ricordate l'episodio di South Park, The Simpsons Already Did It? I Simpson lo hanno già fatto. È difficile inserirsi in un contesto creativo dove simultaneamente tutto è stato già detto, ma è richiesto anche di omologarsi al trend affinché possa essere replicata la formula del successo. Quale può essere il mio contributo a tutto questo rumore? Potreste effettivamente dirmi che l'accusa di plagio è esagerata, che tutti bene o male rubiamo qua e là e che poche righe rubate alla fine non fanno la differenza, ma in realtà non me ne frega niente, io sono incazzato nero. E per capire il motivo per cui questa cosa mi brucia tantissimo, voglio ripercorrere un po' la mia storia qua su YouTube. Il mio primo video che ha avuto un buon riscontro di pubblico è stato un tutorial guida per Super Smash Bros. Ultimate. Da sempre fan della serie, sempre mentre ero solo e disperato in Francia, madonna, un periodaccio, mi sono detto: in Italia non c'è nessuno che parla in modo completo del competitivo di questo titolo. Allora ho cercato l'appoggio di qualcuno addentro alla community italiana, non mi ha cagato nessuno, e quindi ho deciso di fare tutto da solo, prendendo come punto di riferimento dei tutorial fenomenali di ISO Smash. Ho sempre avuto una mente più analitica che creativa e i suoi video mi piacevano così tanto che ho deciso di ricrearli da zero. Sono sempre stato bravissimo a imitare. Quindi cosa ho fatto? Ho visto e rivisto il video tutorial di ISO Smash. Niente, l'ho ricreato da zero, ho registrato tutto il gameplay, ho riscritto il testo, ho ricreato le grafiche di intermezzo, ho studiato intere settimane e ricreato una copia carbone di quello che per me era un capolavoro. Non ho mai nascosto la mia fonte di ispirazione, tanto da citarla in descrizione, forse anche nei video successivi, non ricordo, ma mi sono sempre sentito una merda per aver creato qualcosa che dentro di me sapevo di non essere mio. Per questo qualche mese dopo, dopo vari tentativi, ho creato un tutorial incentrato sul Link, che ancora ricordo essere stata la mia prima vera soddisfazione. Persi tantissimo tempo per creare un'intro cinematografica inutile, ma che sembrava essere stata presa direttamente da Breath of the Wild. Però capito, era ricreata all'interno di Smash. Avevo messo qualcosa di mio e di unico in un contesto in cui finalmente riuscivo a distinguermi dall'originale. Ma era abbastanza? Non lo so, i miei mezzi sono stati sempre estremamente limitati e non sono un giornalista. Non ho chissà quali doti di scrittura, né ho accesso a canali preferenziali di informazioni o materiali d'archivio. Ho penato sempre tantissimo il dover utilizzare footage di altri e spesso il dover ricavare informazioni da video già confezionati. Il mio entusiasmo è sempre stato mitigato da quella sensazione di essere una copia della copia della copia della copia della copia della copia. Nel video dove vi ho fatto vedere che già nel 2018 parlavo della PSX,
ho usato footage non mio, ma già allora cercavo quanto più possibile di palesare il fatto che gran parte del mio lavoro era creato sugli sforzi degli altri. Arriva poi circa nel 2020 o 2021 la decisione di farmi vedere più spesso in volto e di portare in Italia il format del TG videoludico giornaliero, anche questo strafamoso in America. E l'ho fatto da fan numero uno di Spawnwave. In fondo, quanti TG al mondo possono esistere? Si può dire di aver copiato l'idea del telegiornale? Non lo so, ma anche qui, per quanto possibile, dopo il continuo imbarazzo nel ritrovarmi a inseguire la programmazione americana, avanti anni luce per mezzi e fonti, mi sono ritrovata ad arricchire ogni puntata con modi di dire senza senso, inside jokes e idee come solo risposte sbagliate. Questa forse è la trovata di cui vado più fiero in assoluto. Tutti possono andare su Reddit e informarsi, o magari i più pigri possono scegliere che qualcuno li aggiorni su quanto accaduto. Ma perché scegliere me? Oggi quanti fanno contenuti di questo tipo e quanti lo fanno meglio di me? Perché continuare a dire quello che dicono tutti? Questo è anche il motivo per cui ho cercato di stare il più lontano possibile dal mondo delle recensioni e sostanzialmente ho fatto morire la collaborazione che avevo con EveryEye. È vero però che negli ultimi anni, mentre le testate tendono sempre più a spersonalizzarsi in un modo incredibile, ma proprio brutto, lo voglio dire brutto, c'è stato però un cambiamento importante dove ora i testi di molti tra gli influencer più affermati assumono dei caratteri più dialogici e meno impostati. Il merito di questo probabilmente è anche di Twitch, ma alla fine il risultato è sempre lo stesso, il convergere di tutte le opinioni nella media Metacritic. E badate bene, intendo un po' l'inversione di quello che dovrebbe rappresentare Metacritic. Non tanto il fatto che poi tutte le recensioni vengano agglomerate in un voto che è una media, ma più che altro il fatto che le recensioni stesse, per essere considerate riuscite, debbano rientrare nel range dell'accettabilità di quella stessa media Metacritic. Ma che me ne faccio io da appassionato di un parere venduto come obiettivo, se sono infinite le voci che affermano sempre le stesse cose per giungere sempre alle stesse conclusioni? E di questo mi piacerebbe parlarne tantissimo con UESA, che l'ho sempre detto è un po' uno dei miei fari per quanto riguarda YouTube Italia in generale, non solo il mondo dei videogiochi. Infatti credo che il conflitto di interessi sia solo una parte del problema, una parte importante ma non l'unica. E ovviamente il conflitto di interessi, per come lo intendiamo, sia da estendere a tutta la comunicazione degli influencer, non solo a quella del mondo videoludico. Perché poi, pur eliminando il rapporto di dipendenza dal publisher, si rimane comunque incastrati in una gara all'autorevolezza, volta a screditare gli altri punti di vista per imporsi come unica voce fuori dal coro. Anche se poi, fuori dal coro, indovinate un po', la canzone è sempre la stessa. Perché la verità ultima è che serve l'attenzione del pubblico che non deve essere dispersa su altri canali. E il rischio c'è nel momento in cui tutti dicono le stesse cazzo di cose. E questo poi, ancora più paradossale, è un comportamento che viene replicato inconsciamente da tutti, qualsiasi sia il livello di popolarità e di esposizione del creator. Per questo i blob videoludici di Gekigemu mi mettono ansia, tolta insomma la risata iniziale, perché comunque fanno ridere, sì, fanno ridere tantissimo, però mi mettono ansia, perché al di là del divario del livello di preparazione, la banalità della ripetizione è sempre la stessa e la tendenza all'omologazione è disarmante. E sono il primo a sentirsi in trappola quando la voglia di creare un contenuto si scontra con la logica della fruizione social. Anche qui è un discorso molto aperto, ma perché alla fine tutti si riducono a fare le thumbnail in un determinato modo, a mettere le scritte gialle, a fare le facce del cazzo in copertina con i colori super contrastati? E poi perché devo scrivere un testo pensando di far felice l'algoritmo? Ecco, credo che questa dell'algoritmo sia una scusa bella e buona per legittimare la nostra naturale tendenza al plagio e all'imitazione. Se MrBeast ha successo, tutti inseguono MrBeast, ma non per aggiungere qualcosa a un ipotetico discorso, ma semplicemente per sovrapporsi a una figura che ha accesso a una platea sconfinata di pubblico. E le briciole di un MrBeast sono dei pasti stellati a vita per un comune mortale. Non è l'algoritmo a costringerci in una determinata direzione, ma la nostra stessa propensione
attenzione a spersonalizzare la creatività in favore di un qualcosa che sappiamo essere già funzionante e di successo. E poi, per la cronaca, alcuni dei miei video con più visualizzazioni non rientrano in nessuno di questi criteri, tanto di indicizzazione quanto di sintassi e forma. Quindi, per come la vedo io, l'algoritmo è una scusa. Insomma, sono arrivato a un punto dove spesso è la competizione stessa, la concorrenza, che elimina la voglia di dire la mia. Perché partecipare a questa gara significa ripetersi, anzi ripeterci, e io non c'ho voglia. Però mi rendo conto, insomma, di non aver brillato per originalità dei miei contenuti e che la voglia di dire la mia a tutti i costi a volte mi abbia fatto fare il passo più lungo della gamba. Ma in tutto questo, pur sbagliando innumerevoli volte, ho sempre cercato di mantenere una soglia minima di correttezza, ma arbitraria, perché l'ho scelto io, nei confronti di quello che potevo creare attraverso le mie capacità. E vedere il proprio lavoro essere rubato in questo modo non è che non è piacevole, mi fa proprio incazzare. Perché poi so che dietro c'è stato tantissimo sforzo, tantissimo lavoro, c'è stata coinvolta anche un'altra persona oltre a me. E il fatto che ogni piccola cosa, appena ha un briciolo di successo, venga cannibalizzata è deludente. Continuo a interrogarmi su quello che posso aggiungere a questa piattaforma. Se abbia ancora senso parlare delle mie passioni in questi termini. Sono in profonda crisi, ma è anche vero che, insomma, la crisi è un po' il carattere fondante di tutta quanta la mia esistenza. E alla fine, proprio perché adesso sto cazzeggiando, penso che l'unica chiave di uscita, l'unico modo di sopravvivere a questa pressione sia semplicemente uno, quello di non prendersi troppo sul serio. Il che significa trasformare le frecce rosse in una patetica PNG di Mario che indica qualsiasi cosa, scherzare sul fatto di essere l'unico canale al mondo dove si parla di videogiochi. Ma la cosa più assurda è che continuo a ricevere commenti che mi fanno notare che questa affermazione non è vera. Ma ce la fate? Ci arrivate? Dai, su! Ed è anche per questo che l'omologazione è degradante, anche per chi guarda, perché è incredibile come il populismo internettiano trasformi lo spettatore, che rispetto a un mezzo classico dovrebbe essere spettatore attivo, in puro engagement automatizzato. Così come non si ha voglia di essere creativi, così non si ha nessuna intenzione di partecipare a un discorso collettivo. Ogni risposta è sempre un'isola a sé stante che non si preoccupa di estendere lo sguardo all'orizzonte. Ovvio, parlo per assolutismi, non siamo tutti così, non siete tutti così, ma quando si parla di viralità e di numeri giganteschi, il vero obiettivo di chi gareggia nella competizione della creazione contenuti è quello di generare proprio questo tipo asettico, seppur spesso appassionato, di reazioni. L'ironia di tutto questo è che abbiamo tanto paura dell'intelligenza artificiale e di come questa potrebbe rubarci il lavoro, da non renderci conto, o da far finta di niente, su come una massa imponente di contenuti sia già tendente a un'automatizzazione becera. Se il contributo X è riconducibile a ripetere sempre le stesse cose parafrasate in modo leggermente diverso o nel peggiore dei casi a fottere il lavoro degli altri, tanto vale a questo punto che il plagio contenutistico venga fatto da macchine in grado di farlo rapidamente e pure per bene. Si eviteranno così tante imprecisioni e lavori sottopagati. Ma chi decide dove termina l'ispirazione e inizia il plagio? Perché sento di aver subito un torto quando in realtà poi sono anni che nei miei video utilizzo footage caricati da altri utenti, o per le mie retrospettive prendo le idee da video già pubblicati? Sono sicuro che in oltre 1700 video pubblicati sul canale io abbia sgarrato più di una volta, magari dimenticandomi di citare le fonti, infatti spesso dimentico di mettere i link ai miei stessi video, o non rendendo palesi le mie ispirazioni. Devo dire però che mi ha tranquillizzato non poco scoprire che nei video più importanti io abbia dato in un modo o nell'altro credito al lavoro degli altri, magari aggiungendo in descrizione il link o palesando a schermo la provenienza del footage utilizzato. Ma se mai dovesse uscire fuori che le mie produzioni hanno mancato di rispetto al lavoro altrui, se qualcuno sentirà di essere stato plagiato, chiedo scusa in anticipo e se ne può discutere. Non c'è nulla di sacro in quello che ho fatto e non ho problemi a fare dei passi indietro se ce n'è bisogno. Quindi credo sia necessario approcciarsi a qualsiasi tipo di contenuto con una precisa forma mentis. Innanzitutto rendersi conto che di originale non esiste nulla, di autorevole c'è ben poco, e che ogni creator è innanzitutto in conflitto di interessi col suo stesso pubblico. Vi do un piccolo consiglio aggiuntivo di base: diffidate da chi si autoproclama esperto, integerrimo, super partes o autorevole in un campo così sconfinato come quello del videogioco. E mi riferisco a qualsiasi ambito, dal recensore al critico dei critici, dal
dallo storico all'appassionato di tech. Nessuno è infallibile nel momento in cui senti il bisogno continuo di ribadire la tua autorevolezza, qualcosa puzza. Poi vi dico, io ho creato anche delle categorie degli youtuber e sarebbe bellissimo approfondire categorie come quelle dello youtuber piagnone, del paranoico che se ne esce con mi vogliono fare fuori, dei salvatori che ogni 3x2 ribadiscono ascoltate solo me perché gli altri vogliono farvi fuori, ma veramente questo è proprio un argomento per un altro video gigantesco. Ritornando in traccia, in secondo luogo il plagio va contestualizzato. Un conto è se un ragazzo o una ragazza alle prime armi utilizzano il lavoro altrui per iniziare a capire quali sono effettivamente le loro potenzialità creative. Un altro è se un professionista del settore, con alle spalle anni di esperienza e una platea di pubblico sconfinata, che inoltre non dimentichiamoci, guadagna anche bene da questi video, decide di prendere e riutilizzare il lavoro altrui come se tutto quello che entra nella sua sfera di interesse diventasse automaticamente uno strumento di sua proprietà per poter portare avanti la narrazione del suo canale. Bello. Non penso ci sia altro da aggiungere, ci tenevo a rendere noto questo fattaccio anche perché mi sembra assurdo che cose del genere vengano fatte alla luce del sole senza la paura di essere scoperti. Forse si è rubato senza pensarci su due volte perché il canale che aveva pubblicato questi contenuti era minuscolo? Se il video della PSX fosse stato pubblicato dal mio profilo, dal mio canale YouTube con oltre 40.000 iscritti... Giustizia per Polpetti. Attento. La situazione sarebbe cambiata? Nel caso questo sarebbe ancora più grave. Un ragionamento del genere implica che il talento si rispetta soltanto in base ai numeri che si riescono a alzare. Tutto il resto è sacrificabile. E chissà allora quante altre volte saranno accadute situazioni del genere. Però ci tenevo anche a fare una introspezione personale per farvi sapere qual è lo stato del mio canale. Nell'ultimo anno ho continuato a sperimentare tantissimo, ho proposto nuovi format che a volte non mi hanno portato da nessuna parte e quindi non sono andati avanti, altri invece sono riuscito a creare dei prodotti di cui vado veramente orgoglioso, non tanto perché hanno avuto un grande successo, anzi direi che i video di cui vado più fiero in realtà sono stati dei flop in termini di visualizzazione, ma perché sono argomenti che raramente sono stati trattati in modo completo e esaustivo in forma di video. Mi riferisco ad esempio alla storia di ClickMedic o anche alla retrospettiva di Dragon Quest in Occidente. E forse chissà, è proprio il fatto che non abbiano avuto successo gli ha permesso di non essere ricaricati poche settimane dopo la loro pubblicazione su canali molto più grandi del mio. Forse questa è stata una salvezza. Come direbbe il saggio, va bene lo stesso. Ci tengo inoltre a dire che tutto il gameplay che avete visto durante questo video lunghissimo l'ho rubato ad altri. Trovate i link in descrizione. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo. Mi raccomando, fate i bravi dormendo plagi tranquilli, ma soprattutto datemi i soldi. Ciao!